Uedì, Nicola Panico vuole corteggiare Sara, la scelta della produzione. Nicola esce allo scoperto, ho chiesto più volte di scendere a corteggiare Sara, ma... Nicola Panico esce allo scoperto dopo settimane di attesa. Il noto calciatore, che abbiamo conosciuto questa estate nel corso dell'ultima edizione di Temptation Island, avrebbe più volte chiesto alla produzione di Uomini e Donne la possibilità di riconquistare la sua ex fidanzata. Come molti di voi già sanno, Nicola Panico e Sara Affifella hanno condiviso diversi anni della loro vita, ma la coppia è scoppiata in seguito alla partecipazione al reality show estivo condotto da Filippo Bisciglia. Scopriamo tutti gli ultimi aggiornamenti leggendo i dettagli riportati di seguito. Uomini e Donne, Nicola Panico e Sara Affifella. Durante la sua permanenza all'interno del villaggio dei fidanzati, abbiamo visto Nicola molto vicino ad una delle tentatrici. L'atteggiamento inaspettato del ragazzo ha provocato non poca delusione in Sara, la quale è apparsa molto combattuta dinanzi alle immagini ripetutamente visionate nei video forniti dal conduttore, Filippo. Da qui, è vero, che Sara e Nicola sono tornati a casa separati, ma è pur vero, che la coppia aveva trovato il modo di riconciliarsi lontano dai riflettori. Malgrado la pace, però, Nicola e l'attuale tronista di Uomini e Donne non sono riusciti a vivere il loro amore. La Fella ha, così, deciso di intraprendere un importante percorso sul trono per trovare l'uomo della sua vita. Tale decisione ha inizialmente spiazzato Nicola che, come ben ricordiamo, è apparso molto amareggiato, ma oggi il ragazzo ha deciso di uscire allo scoperto rivelando un dettaglio rilevante che riguarda Sara e la produzione del format televisivo. Nicola Panico rivela, ho chiesto di scendere a corteggiare Sara, ma... Nicola Panico si svela e rivela di aver contattato, più volte, la redazione di Uomini e Donne affinché gli fosse permesso di corteggiare Sara. Ma la sua richiesta non è stata mai accolta e il motivo continua a rimanere un mistero, forse per volere della stessa produzione o per volere della Fella? Non è dato saperlo, in quanto Nicola ha rivelato di non aver mai ricevuto risposte in merito. La dichiarazione, fatta sui social, precisamente in un commento su Instagram, di Panico è stata la seguente: hanno chiamato uno che conosce Asteto. Io ho manifestato più volte il mio interesse per andare a corteggiarla, ma nessuno mi ha mai chiamato. Dove mi dovrei presentare? Come andrà a finire questa vicenda? Nicola sarà uno dei prossimi corteggiatori del programma?